C'era una volta adesso è il primo libro che ho letto quest'anno. Non volevo parlarne perché di Massimo Gramellini sono esausta. Questo buonismo, questo paternalismo, questi buoni sentimenti così ostentati mi sembrano ipocriti. È molto stucchevole quella retorica del lockdown per riscoprire i buoni sentimenti, per riscoprire la famiglia. Ora, il mondo è visto con gli occhi di un bambino in questo libro, che riscopre appunto durante il lockdown il rapporto col padre che l'aveva lasciato subito. Andrea, detto Andrei, perché se ne va. E quindi non mi era piaciuto, però adesso, riguardando il mio cane Pino, mi sono accorta che ci sono tanti spunti di riflessione che vorrei condividere con voi. C'è per esempio la teoria del bicchiere, che dice: quando stai per scrivere un romanzo, devi fare così. Immagina tutti i personaggi attorno a un tavolo e immagina che cada un bicchiere. Se ogni personaggio si comporta in un modo diverso per raccoglierlo, chi urla, chi si dà da fare, chi rimane immobile, ecco, allora hai creato un romanzo che funziona. E un'altra idea di fondo è quella che dice il padre al figlio quando ormai si sono riscoperti, cioè impara l'imperfezione. Io da bambino, ogni volta che sbagliavo qualche cosa, accartocciavo il foglio, lo buttavo e ricostruivo e rifacevo da capo. Questo perfezionismo mi ha rovinato, perché proprio adesso, quando non... proprio adesso è passata una macchina, non passa nessuno qua, impressionante. Comunque vi dicevo, l'esempio del foglio di carta con cui chiude Gramellini e chiudo anch'io. Allora, quando era bambino questo padre ogni volta che sbagliava strappava il foglio e ricominciava da capo, appallottolava e ricominciava. Così anche quando gli è andata male, qualche cosa nella famiglia non andava più bene, non è stato capace di rimanere là a correggere, ma via, accartocciato e buttando tutto. Ma buttando tutto, butti via te stesso.